che si sente o che si va. Bello qui, eh. Sono che si tratta di fare tutto quello. Ah, sono morto, sono morto. Forse si è arrivato. Si va sopra l'albero, così si vede il barocco. Allora sono appena siamo sulla la torre di Lucca, al centro di Lucca. Si vede tutta Lucca, anche l'intorno. E sono appena salito e il pensiero è andato al Marocco. Oh, e qui è bello. E fa un po' caldo perché c'è l'umidità. E questo giorno è la domenica, è un giorno di festa per tutti gli europeani. Sto con il mio amico Vincenzo, un amico italiano, giornalista, e il mio amico Hassan, che come a questo paese estero, come un fratello per me. E io volevo salire sull'albero, così spero di vedere il Marocco, però c'è un po' di nuvoloso, non si può guardare a lontano. Ricorda come il Marocco, ogni parte se giro la testa, vedo le chiese, come se forse sono salito alla torre di la Kutubia di Marrakesh. Divido tutte le parti, ci sono le mosche, più tanti che le chiese intorno a questo toro. E questo ringraziamo Dio. E questo posto mi sento più la nostalgia del mio paese. E mi ricordo tutti gli amici del Marocco. E la prima cosa la mia famiglia. Perché loro forse pensano a che faccio io questo giorno, dove vado. È un po'... si sto male da questa cosa qui, la nostalgia è una cosa brutta per uno straniero. Però sono vicino ad andare al Marocco, così non... la cosa non mi fa tanto male. Perché appena penso a queste cose, subito... dici allora io tanto non resta solo 5 giorni o 10 giorni per partire al mio paese, che mi aspettano come se fossi loro sopra il fuoco. E spero che andava il viaggio bene, perché c'è una lunga strada dall'Italia fino al Marocco, c'è da passare due paesi grandi, la Francia e la Spagna, e c'è anche il mare. Però sono contento. E c'è una cosa che si fa al contrario. Se io devo partire da qui al Marocco, mi sento troppo contento, troppo felice. Però se devo tornare di là, mi sento troppo male. Perché devo lasciare il mio paese, devo lasciare i parenti, gli amici con cui sono nato. Sento troppo male. Una volta sono andato a una camera all'ultimo giorno e piango, dici perché questa vita così fatta per me,
però dopo, perché io sono un po' musulmano e amo Allah e amo Maometto, pensato che queste cose che succedano è una cosa da Dio, non si può fare delle cose per cambiare, una cosa che vuole Dio è quella. Io stamani ho venuto qui a compagnia di un mio amico Saltan Muami, per contento lui, per fare una girata qui a Lucca. Ora sono al centro di Turi, di Pisa, di Lucca, scusa. Siamo a vedere sopra alla città di Lucca, si è quasi sistemati con una città vecchia, per tirare vieni tutti il turismo da tutte le parti, che va a vedere quella città come sistemata. Anche ora si piglia l'aria più buona e pulita. Ora sta un po' grande problema nella vita e anche dopo la morte. Nell'Islam, perché sono nato in un paese dell'Islam e sono studiato il Corano e capisco tutte le parole di Dio che dicono, perché Dio l'ha fatto il Corano per l'uomo, come devi vivere, come devi a tutte le maniere, al lavoro, a tutte le parti. È per questo che io non voglio restare qui in Italia tanto. E quando nascono i figli, voglio che nascano al Marocco, così l'educazione diventa musulmana, vera. Perché se loro nascono qui, diventano come le ragazze degli italiani, diventano cattolici. Allora se io non credo nel quello che sia stato nel libro per i cattolici, e faccio anche il tè, no? Il tè con i dolci che lo mandano la mia famiglia di laggiù, dolci fatti a mano marocchina. E dopo vado a mezzanotte, alle 11:30 vado a letto. E alla mattina si alza alle 7, faccio colazioni, un po', faccio un bicchiere di tè con un po' di dolci e via, vado al lavoro. E così la mia giornata. تاتي زيانة على هذا وبهلك تدوز إيديها نبي نقول لك أنا بقي دابا أنا أنظر من هنا أكثر عند الصلاة وبخصي نبتي من مالجه مالجه كبا مالجه يعني quando mi trovo funzionando non dobbiamo mantenere. Ci sono 20